Ciao Luca, sono qui oggi per parlarti e farti vedere un esercizio che hai inserito sia nei miei allenamenti a corpo libero che trovi nel blog e nel sito web e anche nel mio corso online che ho terminato di realizzare da poco di allenamento a corpo libero che se sei interessato a vedere e ad acquistare puoi farlo contattandomi, possiamo sentirci, ti posso mandare. Cosa che ho già fatto, ho anche postato un video di presentazione sia sulla mia pagina che sulla pagina dell'associazione. Torniamo a noi, l'esercizio di cui oggi ti voglio parlare e mostrare è il piegamento a terra. Il piegamento a terra, in base al tuo livello di allenamento, può essere fatto in vari modi. Un po' più facile, un paio di versioni intermedie e la versione, tra virgolette, finale, quella più cattiva. La prima versione, che è quella dove che consiglio a chi è veramente poco 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 allenato, è quella dalla posizione quadrupedica, quindi anche allineate con le ginocchia, dita dei piedi a terra, spalle allineate con i polsi, adduco le scapole, inspiro, fletto i gomiti che rimangono di fianco al busto e con la fronte raggiungo il tappetino o l'asciugamano, quel che sia. E questa è la prima versione. La seconda versione, che è un pochino più cattiva, che cosa faccio? Oltre a piegare le braccia, scendo anche, mantenendo chiaramente le ginocchia a terra, portando in avanti le spalle e il busto. Quindi inspiro, adduco le scapole, espiro e scendo giù fronte al tappetino e ritorno. Versione numero 2. Se la stai provando o se la proverai sentirai una leggera differenza. Versione numero 3, con le ginocchia a terra. Vado in avanti con le mani. Attivo bene il core, stacco i piedi da terra, scapole addotte, inspiro, espiro, scendo giù e ritorno mantenendo sempre i gomiti di fianco al busto e di nuovo e ritorno. La versione finale, tra virgolette, che è quella che tutti vediamo molto spesso nei post, non solo miei, dedicati all'allenamento a casa, all'allenamento funzionale, al Pilates e quant'altro, è quella dove invece la facciamo a corpo teso. Portiamo le mani avanti, i piedi sono larghi come le nostre spalle, scendo giù, mani all'altezza delle spalle, gomiti stretti, pianto bene i piedi a terra, attivo bene l'addome, inspiro, espiro e salgo su a corpo teso. Scendo giù, ripeto, tocca e ripeto. Queste sono le versioni, dalla più facile alla più impegnativa, del piegamento a terra. Scegli tu quale fare in base al tuo livello di fitness e allenati, se vuoi, con me attraverso gli allenamenti che metto ogni settimana, non solo a corpo libero ma anche con i piccoli attrezzi. In questo periodo ho inserito le palle appesantite e poi arriverò anche ad inserire le rope band, gli elastici e quant'altro. Spero che questo video ti sia stato molto molto utile. Se ti è piaciuto condividilo, grazie. Ti ricordo del mio corso online che se vuoi acquistare basta che mi contatti e ti faccio sapere come entrare nella pagina privata del sito, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie ancora. Ci vediamo nel prossimo post.